ricordo che ci furono anche parecchie polemiche sulla mia telecronaca, che era stata considerata eccessivamente severa nei Che li confronti davi già degli per italiani. spacciati. Sì, gli avevo detto: dai, tornate a casa, fate le valigie, andatevene. Al secondo mondiale consecutivo senza Italia, consoliamoci con qualche storia di quelli passati. Oh, non li vincevamo, ma almeno li si giocava. Io sono Dario Pizzul. Ed ecco a voi i mondiali di nonno Bruno. Parliamo di organizzazione, dai, gli americani com'erano? Grandeur o... Beh, gli americani naturalmente avevano cominciato a interessarsi delle cose del calcio, soccer, come lo chiamano loro, però con un modo di concepire la presenza anche agli stadi un po' particolare. No, noi italiani restiamo aggrappati a quello che succede sul campo, non ci muoviamo dal nostro posto se non per qualche esigenza particolare, mentre io negli Stati Uniti immediatamente cominciai a verificare una situazione che mi sorprendeva. Cioè io facevo la telecronaca, alzavo gli occhi e vedevo che la tribuna di fronte era piena. Poi magari 10 minuti dopo mi capitava di guardare lo stesso posto e non c'era più nessuno, perché per loro interpretano l'andare a vedere una partita di calcio come il completamento di un picnic. Fuori da ogni stadio c'erano degli spazi verdi nei quali i tifosi, quando si stancavano di vedere quel noiosissimo, come dicono loro, Sport. football o soccer, andavano a fare la loro merendina e via dicendo, poi tornavano e via dicendo. E questo era un qualcosa di particolare, francamente, che mi ha sempre incuriosito. Poi lì noi cominciamo la prima partita con L'Irlanda. l'Irlanda ed era una partita molto sentita, perché nella stratificazione della società americana, che è caratterizzata da presenze importanti di gente che arriva da fuori, gli irlandesi erano dei non americani, erano quelli che occupavano il posto più elevato, loro erano i diretti discendenti dei padri pellegrini e via dicendo, però poi pian piano l'Italia, che a lungo era stata considerata di seconda scelta, era riuscita a crearsi un proprio prestigio anche in ambito nordamericano. E quindi quella lì era una specie di partita nella quale veniva messo a confronto anche questo livello, no, di importanza. E noi aspettavamo di vedere lo stadio diviso a metà fra irlandesi e italiani. Anche perché la comunità italiana aveva avuto la possibilità di accaparrarsi moltissimi A biglietti. New York, tra l'altro, sì, è Questo a New vero. York, giocammo, sì. Poi alla resa dei conti andammo a vedere quella partita lì con un caldo atroce e vedevamo che lo stadio era completamente o quasi rivestito di verde, colore irlandese. Evidentemente qualcuno cominciò a dire che i nostri bravi compatrioti cominciavano sì a fare il tifo per l'Italia, però il biglietto l'avevano venduto agli irlandesi. Andò a finire in un modo abbastanza amaro perché perdemmo la partita, ci fu un'espulsione del portiere Cagliuca e alla fine fummo sconfitti per 1-0 e costretti ad andare a Washington a giocare l'altra partita che diventava di fondamentale importanza, ma cominciamo fin dall'inizio a verificare quello che sarebbe stato un problema di primaria importanza per tutte le nazionali che avevano dovuto misurarsi sulla costa atlantica, perché le condizioni di meteorologiche erano terribili, un caldo atroce, un'umidità,
era veramente molto, ma molto, molto difficile riuscire a destreggiarsi. E naturalmente l'Italia dovette fare il conto con queste condizioni e alla fine riuscì in qualche modo a qualificarsi quale terza forza del girone di qualificazione, suscitando molte, molte perplessità, pur avendo la consapevolezza di avere tanti bravi giocatori. Ci furono alcune partite come quella con la Nigeria, per esempio, Già ottavi era quella lì. erano già gli ottavi in condizioni anche lì atroci, con una nebbia calda terribile, in cui francamente giocammo anche male e io ricordo di essermi molto inquietato e arrabbiato contro i nostri, tant'è che visto che eravamo passati in svantaggio, avevo cominciato a darli già per eliminati e con un commento non proprio favorevole. Poi alla fine riusciamo a mettere a E posto si sveglia Baggio qualcosa, si fondamentalmente. sveglia Baggio e una volta ancora è lui che ci prende per la mano e ci porta, tra l'altro trasformando anche lì un rigore, e ci porta avanti. Ed è per me quella una partita particolare perché io poi da lì dovetti tornare a New York, dove avevamo la sede principale della RAI. E io mi avevano dato un telefonino di quelli portatili che cominciava a funzionare, ma io l'avevo dimenticato a casa e mi cercarono disperatamente. Tornai a New York dove tutti mi accolsero con un applauso di benvenuto. Ma vabbè, eri nato tu e io l'unico che non lo sapevo ero io e la RAI non era riuscita a rintracciarmi. Stavo tornando in macchina per New York e quindi quando mi chiedono ma cos'è per te il mondiale, il simbolo dei mondiali americani, che è nata proprio mentre che giocavamo quella partita lì, il mio primo nipote, che saresti stato tu. Quindi Poi vabbè, ce ne hai avuti altri poi ne 11, ho avuti quindi altri, no, non esagerare, altri 10. altri 10, ho sbagliato i conti. Vabbè. Comunque sono storie particolari e ricordo che ci furono anche parecchie polemiche sulla mia telecronaca che era stata considerata eccessivamente severa nei Che li confronti davi già degli per italiani. spacciati. Sì, gli avevo detto dai, tornate a casa, fate le valigie, andatevene. Però francamente poi ebbi modo di verificare nel prosieguo del mondiale come in effetti le condizioni ambientali che l'Italia aveva dovuto subire erano terribili. Ma si sentivano anche da fuori, non giocando, commentando, cioè, Ma soffocante. io ricordo di aver finito più di una partita, avevamo le cuffie allora che erano ricoperte di quella plastica leggera Sì. e ogni volta a fine partita toglievamo le cuffie e avevamo tutta la plastica che c'era. Cose terribili, guarda. Però poi pian piano eravamo andati fino in finale. Esatto, però vabbè, prima della finale abbiamo già parlato della Nigeria, la Spagna la superiamo, sempre a Boston. Grande partita, con la Spagna giocavamo una grande partita. Poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio! Beh, lì Baggio nel frattempo si era risvegliato, ci aveva Baggio aveva condotto lì. cominciato, no, cominciato, continuava a far vedere cose straordinarie e poi facemmo anche alcune belle partite, no? Arrivando anche alla finale, sempre accompagnati per la manina da Roberto Baggio, anche se ci furono poi delle prestazioni eccellenti di altri giocatori e giocò un'ottima fase finale, per esempio Albertini. Finale si va di là, si va a Los Angeles, Rose Finale, Bowl. vai al Rose Bowl di Pasadena, dove succedono delle altre cose che ci hanno riempito di amarezza. Prima di tutto, la netta consapevolezza che le condizioni di freschezza fisico-atletica dei brasiliani
erano nettamente migliori rispetto alle Perché nostre. loro avevano giocato Loro all'estero. avevano giocato in quel settore lì dove faceva molto caldo, anche la finale si giocò a mezzogiorno, quindi con termometro che segnava. Perché noi potevamo vederla in un fuso orario In uno decente in fuso Europa, orario, no? sì. Però era un caldo Diverso. secco, un caldo diverso, no? E fu un peccato constatare subito che i nostri avevano un deficit evidente sul piano fisico-atletico. Tra l'altro ci furono molte polemiche perché alcuni giocatori non avrebbero dovuto essere schierati, proprio Baggio, che non stava bene. Mentre venne ripresentato tra la sorpresa generale Baresi, che Ah sì, l'avevano operato, l'avevano operato al menisco dopo la prima partita che lui aveva avuto, e nessuno pensava che dopo una quarantina di giorni avrebbe potuto essere in campo. Invece lo fece giocare Sacchi, giocò anche bene, mentre Robby Baggio non dimostrò di essere al top della condizione, pur avendoci messo tutto sul piano dell'impegno, ma ci furono molte polemiche. beh, è finita come è finita. Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile ai calci di rigore. Però, giusto per scappare da quel rischio lì di cui abbiamo parlato anche prima, al di là del rigore, che giocatore è stato Baggio in generale nella sua carriera? Beh, Baggio direi che è un giocatore che ha colpito la fantasia di tutti, no? Ed è stato uno che ha catturato l'amore e l'ammirazione di tutti i tifosi. C'è un particolare a proposito di Roberto Baggio che mi ha sempre impressionato. Lui ha dato il meglio di sé quando ha giocato in squadre di non primissima importanza. Lui ha giocato con la Juventus, ha giocato col Milan, ha giocato con l'Inter, ma in quelle squadre lì, pur sempre dando un contributo straordinario, perché il suo talento era unico, ma ha sempre dato l'impressione di essere meno a suo agio di quando aveva giocato all'inizio con la Fiorentina, poi a Brescia, no? Perché? Perché quando lui giocava per esempio con la Juventus, arrivava il pullman della Juventus e nella Juventus c'era lui, ma c'era fior di altri giocatori, campioni. Però la gente, i tifosi, tutti addosso a Roberto Baggio e quasi snobbando gli altri, che non hanno mai detto apertamente che Baggio gli stava sulle scatole, ma qualche cosa di poco funzionale c'era, e lui poi riuscì a dare il meglio di sé in quelle squadre minori lì, soprattutto a Brescia, dove in combutta con Carletto Mazzone combinarono delle cose straordinarie. Ultima tappa tra poco, Italia 90, ma parliamo meno di calcio e più di costume, che mi interessa di più.